la philosophie, l'écriture, voir quelque chose que les autres voient pas. More than ever, we need philosophy today. Tu che sei lieve, canta, non parlare più. Possiamo immaginare due usi fondamentali di questo termine che sono contraddittori, per questo ho parlato di antinomie della cultura. C'è un uso al singolare, cultura nel senso di una georgica dell'animo, una botanica della mente che si è costituita nella nostra tradizione di pensiero almeno a partire dalle famose pagine di Cicerone delle Tusculane Disputationes, dove addirittura si propone un nesso fondamentale tra la filosofia e la cultura, la filosofia come cultura animi. E questa metafora della filosofia come coltivazione dell'animo ha di fatto articolato tutta la nostra tradizione di pensiero dell'umanismo, possiamo dire. Piuttosto generico. Però c'è un altro uso che è quello più diffuso nella nostra contemporaneità, e cioè l'idea che la cultura debba essere declinata al plurale e che implichi in qualche modo l'idea di una determinazione etnologica, etnografica del termine, ovvero ci sono tante culture, sono una accanto all'altra, e cultura quindi in questo senso implica una sorta di marcatura del localismo, una sorta di nome del proprio di alcuni gruppi umani che si stringono attorno a certe pratiche di vita, a certe lingue, a certi usi, costumi. Addirittura si evoca l'idea che vi sia un diritto legato alla cultura, si pensi ai progetti politici sullo ius culturae, oppure che il termine cultura debba segnalare la specificità tribale di gruppi umani che sarebbero in conflitto fra loro, e quindi si parla di conflitto di culture o di guerre culturali. È evidente che se non si comprende bene che cosa significhi questo termine, rischiamo di usarlo in modo fuorviante e spesso filosoficamente e politicamente non solo improprio, ma pericoloso. Sono sempre più convinto che in uno dei passi fondamentali di essere tempo vada proprio letto nella direzione di una sorta di teoria dell'abitare, quantomeno dove la dimensione abitativa dell'esistenza umana va pensata immediatamente, iscritta immediatamente nelle logiche del Dasein, dell'esistenza stessa e del suo essere nel mondo. In quei passi dove Heidegger parla di questi temi viene evocato, cosa piuttosto raro nella produzione di Heidegger, il verbo latino colo, colere, che è il verbo da cui ha origine ovviamente il termine cultura. Colere ha molti significati, significa colonizzare, significa occupare la terra, significa coltivare la terra, occupare un terreno incolto per metterlo a frutto. E se in quella concettualizzazione dell'essere nel mondo appare il verbo colere, è proprio forse perché qui c'è in gioco qualcosa di decisivo. Si tenga presente però che Heidegger, per delle ragioni
filosoficamente molto affascinanti e interessanti, scrive delle pagine molto dure contro il concetto di cultura. Quindi siamo di fronte a una sfida filosofica non indifferente. Un grande filosofo del XX secolo, e non è il solo, mettiamoci accanto anche autori diversissimi come Adorno, Derrida, a suo modo anche Husserl, hanno scritto delle pagine molto molto severe sulla tenuta semantica del termine cultura, proprio perché ci si accorge a un'analisi rigorosa che il termine cultura o non vuol dire nulla, quantomeno la sua dimensione metaforica analizzata si sgretola e non è più includibile in un rigoroso vocabolario filosofico, o rischia di occludere qualcosa di più originario, di più autentico, di più profondo, che invece deve essere determinato e deve essere nominato in altro modo. La questione dell'abitare, evidentemente, gioca un ruolo fondamentale in questo snodo. C'è un'idea precisa che Heidegger muove in quel contesto, ed è ovviamente la sua provenienza dalla grande poesia di Friedrich Hölderlin. È da Hölderlin di fatto che Heidegger trae questa nuova concettualizzazione dell'abitare. Quella che è considerata la sua ultima poesia, quella che viene tradotta come La veduta, registra questa espressione curiosa, cioè la vita abitante. Il meraviglioso inno dedicato al Danubio da Vista registra anche questa curiosa occorrenza del verbo wohnen ascritta a un ente naturale, il fiume, è il fiume stesso che abita in modo bello, schön wohnt er, dice Hölderlin. E la questione dell'abitare è la questione del rapporto abitativo dell'esistenza con la terra in quanto tale, che deve essere interrogata sino in fondo. Questa idea di un localismo che deve essere trasgredito evidentemente ha certamente a che vedere anche con questa sorta di geofilosofia, questa idea del rapporto fra quella paradossale terra, l'Europa, nella quale la specificità è l'universale, in qualche modo. E questo paradosso evidentemente si ripercuote su tutto il nostro modo di immaginare la relazione abitativa con il mondo, con il globo nella sua totalità e con le presunte culture altre che forse avrebbero una determinazione molto diversa se smettessimo di usare il termine cultura in un modo così fuorviante. Je pense à l'investissement de être aux aguets. Mais je crois pas à la culture d'une certaine manière, mais ce que je crois c'est aux rencontres. Et les rencontres, ça se fait pas avec des gens. Les gens, ils croient toujours que c'est avec des gens que ça se fait, les rencontres, si bien que c'est terrible. Là, ça fait partie de la culture, les intellectuels qui se rencontrent entre eux, cette saleté de colloque, tout ça, toutes ces, enfin, cette infamie. Mais les rencontres, ça se fait pas avec les gens, ça se fait avec des choses. Quoi. Ça se fait avec des hommes, je rencontre un tableau, oui, ça, je rencontre un air de musique, je rencontre une musique, ça, oui, je comprends ce que ça veut dire une rencontre.